E oggi iniziamo il mese di ottobre, un mese che noi dedichiamo soprattutto alla devozione della Vergine del Rosario, quindi alla recita del Rosario. Questa preghiera è tanto cara a Padre Pio, questa preghiera che Padre Pio definiva l'arma, la sua arma era la recita del Rosario, lui che ogni giorno ne diceva una infinità. Noi cerchiamo di dirne almeno uno in questo mese di ottobre, e se proprio non possiamo, almeno una posta di rosario, e se non possiamo ancora, almeno un'Ave Maria, in sintonia con le intenzioni della Chiesa, in sintonia con i desideri di Papa Francesco, e quindi preghiamo per la pace nel mondo, per la pace in Terra Santa, per la pace in Ucraina, per la pace in ogni posto dove ci sono guerre e violenze, per la pace nelle famiglie, per la pace nella Chiesa, per la pace nel mondo, nel mondo. Noi registriamo prima, come sapete, io mi auguro che quando questa puntata andrà in onda possa essere smentito perché la pace è tornata, perché le guerre sono cessate. Affidiamo anche questo all'intercessione della Madonna e di Padre Pio. Allora, Padre Pio è un esempio di preghiera in cui l'apostolato e la preghiera vanno d'accordo, cioè la preghiera e l'apostolato non sono una antinomia, come dice Padre Alessandro da Ripa Bottoni, ma si sono integrate. La sua azione, il suo apostolato, il suo ministero sacerdotale nasceva dalla preghiera e la preghiera irrobustiva, illuminava il suo ministero e il suo servizio. E quindi la preghiera, soprattutto nel tempo della segregazione, non è servita a Padre Pio per riempire la solitudine o il vuoto della giornata, assolutamente. Vi è un'altra fonte che credo tutti possiate, che tutti già conoscete, il famoso diario di Padre Agostino da San Marco in Lamis, che è pubblicato, è stato pubblicato anche dalle nostre edizioni Padre Pio da Pietrelcina, quindi lo potete tranquillamente ripetere. E Padre Agostino parla appunto della giornata di Padre Pio, della sua preghiera, delle sue attività pastorali, del suo ministero di confessione, di confessore, del suo ministero di guida spirituale. E le annotazioni che Padre Agostino fa ci confermano proprio quello che abbiamo detto finora. Non è che il suo lavoro, il suo confessare dalla mattina alla sera, il suo ricevere gente, il suo guidare le persone toglievano spazio alla preghiera. Anzi, più cresceva, dice Padre Agostino da San Marco in Lamis, più cresceva la sua attività pastorale e più si intensificava la sua preghiera, la sua vita di orazione con il Signore. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!